Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Vanessa TV, naturalmente sempre con la Switch, con un nuovo gioco che si chiama Max e il libro del caos. Per esattezza in inglese sarebbe Max and the Book of Chaos, perché lo trovate sotto questo nome qua, della Yundo Soft. Allora, il gioco, vi dico subitissimo ragazzi di che cosa parla. Allora, Max e il libro del caos è un gioco d'azione arcade in 2D, con elementi di corri, spara e spara ai videogiochi come ai videogiochi classici, incentrato sul dare al giocatore una vera esperienza arcade. Il gioco offre anche meccanismi di aggiornamento delle attrezzature e alcuni funzionamenti per Max. E tutto questo mescolato con una storia interessante e divertente per creare una storia narrativa unica con uno stile grafico fantastico. Principali riferimenti: Super Pang per la struttura dei livelli, Metal Slug and the Bug Butcher pensando alla meccanica dell'azione, cultura pop, la storia contiene molti riferimenti alle icone dei film, dei fumetti e della letteratura degli anni 80-90. Figo! Narrativa. La storia si svolge in un antico castello che è diventato una scuola estiva, ma il castello nasconde molti segreti. Lì giace un leggendario libro antico che ha il potere di aprire portali tra dimensioni e tempi. Questo è il libro intriso del potere della materia oscura ed è stato nascosto per millenni, ma ora qualcuno ha scatenato il suo potere. I portali sono stati aperti e il nostro mondo è stato invaso da orde di nemici strani, divertenti e caotici. Eh sì, Max Raccoon è la nostra unica vera speranza. Ok ragazzi, boh, allora proviamo a iniziare a giocare, diciamo. Allora, intanto il gioco lo trovate a 7,99 € al momento su Nintendo Store, naturalmente. Bando alle ciance, ragazzi, e iniziamo. E il gioco lo troviamo qua. Vai. Sono molto curioso di giocarlo, sto giochino qua. Yandu Soft Games. Vediamo. Orenishi Games. Che carino. Max and the Book of Chaos. Ok, option. Language. Ti pareva. Inglese. Ok, audio. Sì, ma abbassa un pelino. Ok. Return. Return, play. Vediamo. Somewhere in space and time it doesn't matter where or when. In a dark night of a dark summer school. An ancient, lol. An ancient and forgotten obscure secrets is about to be unleashed. Yes, my lord. Vandalin Sotsur. Clotobar Suozzazel. And then. Come the chaos. Come siamo in Germania? What was that noise? Oh no, no electricity. I guess they haven't paid the bill again. Gonna check it out. This is extremely quiet. Don't even hear Mr. Brownstone snore. Ok. Dash. Figo. C'hai superpoteri sto tipo, sto bimbo. Storage. Who's there? Get away from me, creature of hell. What? Who are you? And what have you done to Mr. Brownstone, horrible mutant pelican? Max? Simon? Don't you recognize me? It's me, Mr. Brown, the janitor. Mr. Brownstone? But what's happened to you? I mean, the big defeaters. Oh, yes, you mean that. It's all part of the same thing. Listen, Max. Things are going mad. Something terrible has happened. The book, someone must have read the book, but there is not time for explain, Max. Take this. Super gun. Oh, wow, cool. That's a secret weapon created to destroy the book. Come with me to the training area and show me that you are the hero we need. Then I will tell you the whole story. Fico. Quindi praticamente questo qui è il suo professore che è stato trasformato in un pellicano. Ok, boy, this is the training area.
No, this is the school playground. Shut up and listen. Let me explain you the basic about the combat. Sì. This is your life. If you don't wanna be in a problem, don't let it run out of stock. That's the time you must to survive in each level. That's very important because the stage will not end and until the countdown reach zero. Let's get started with the shooting training. Ok, good shot, soldier. Let's try with some moving target. Ok, avevo sbagliato il tasto. Nicely done. Ok, Max, I'm gonna show you a special feature of your weapon, the charged shot. This is the weapon charged bar. It will increment as you hit enemy and will decrement if you stop hitting them. If you receive damage, the charge bar will be automatically emptied. Now try to fill the charge bar by hitting the target and release the charged shot. Figo. Avesom, right? Use it to kill ton of enemy instantly. Let's practice with some real action. I've got you some true enemies. In the combat zone you receive some special item, like different kind and gun and power up. Also some annoying effect provoked by attack of some enemies. This bar will show your defect time for each of them. Harry Max kill them by using the special item. Ah, aspetta, cazzarola. Now use the bomb to kill them. Ah, stavo pensando di andarci sopra, ok. Yes, teach them some good manners. And finally, but no less important, the enemies scum have captured some of your friends and put them locked in the cell. Ok. You should try to save as many as possible of your classmates by destroying the cell before the time run out, but remember the stage only will end when the countdown reaches zero. Ok. You did it. I was not mistaken. You are the one to deal with this situation. I think you deserve an explanation of what all this is about. Listen carefully. This story takes us back to the monster mode time, when time and space and we are connected by the portal imbued with the dark matter. The ancient civilization used this portal and power to expand their knowledge. It's going for long? Shut up, boy. This is important for the player to understand what the game is about. But they soon realized the danger of using dark matter. Dimension collide and collapsed and the entire civilization and the world disappeared. Then seven sages locked the power of dark matter in a book. And for millennia, this book has remained hidden and protected by the descendant of this sage to this day. So that's the story, Max. I failed in my task. The book has been read and the portal are open. Now the chaos is unchained again. What? Your task? Yes, Max, I'm one of the descendants of the ancient sage. Being the janitor was just a cover. I brought the book here to the school and hid it in the library. Who the hell could imagine that someone would look for a book in the library of a summer school? Very clever. Simon boy, don't judge me. I have paid for my terrible fault. Look at me. The dark matter has transformed me into the humanoid pelican. But there is still hope. You are the hero we need.
But I am only a kid. No, Raccoon Boy, you are not only a kid, that's your destiny. I don't know the plan of the book, but they are taking all the children. Run, you must save them, and don't forget it. You can visit my store wherever you want, so I can help you with some special item and upgrade. Ok, will try my best. No, Max, as the wise master says, do or do not, there is no try. Look out on the garden, maybe it will be a good place to start searching for an answer. Hurry, Max. Ok. Mi sta finendo la voce, devo andare, cioè dovrei entrare a bere qualcosa, ma adesso andiamo. Designate the game through arcade hardcore? No, easy. Voglio intanto provarlo. Ok. Dai. Ok, Giant Assassin Spaceship checked. Friends Kidnapped checked. Secret weapon ready to deal with enemy checked. It's time to get seriously. Sì. Wuhan, addirittura. Vai così. A posto. Vai. Aspetta. Ok. Ok, frosto. Aspetta che ho visto che c'era sopra un occhio. O forse abbiamo completato il livello, non lo so. 3 stelle, ottimo. Va bene, next. Ok, stage 2, vai. Così. Vai, vai, vai. Dobbiamo prima liberare i nostri compagni e poi fare tutte le altre cose. Vai, vai, vai. Sono morto male. Ok. Ah, iniziamo da quello laterale, perché sono quelli un po' più... Go, 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 go. Ok, vai, vai, vai. Vai, vai, perfetto. E ho visto dopo che erano di quelli. Sto guardando se per caso quell'occhio. Va buono. Vai. Dovremmo avercela fatta, penso. Sì, direi di sì. Ok, balla lì. Vediamo quante stelle. 6 stelle, cioè 3-3, perfetto. E pensare che sto giocando a Easy. Arcade, come caspita. Sì, comunque l'ideale è farle così, si va più veloce. Vai.
Bella. Vai così. No. Cazzarola. Qua è molto più incasinato, aspettate. Perché parte subito con i... con gli UFO. Muniti. Ok. Immuniti, vai. Perfetto. Bella lì. Madosca, questo qui quanto fa male. Niente, l'ho cannata malissimo anche questa. Però più o meno ho capito adesso come farlo. Dai, dai, eh. Vai, vai, vai. Immune. Bella. Bella. Ok. Bella. Ok. Stavolta l'abbiamo passato il livello. Porco Giuda, che fatica. Mamma mia, ragazzi. Quante stelle? Sempre tre? Che culo. Ok, devo prendere ancora una per poter fare la boss fight. Anche se comunque il livello mi sembra sempre uguale. Cambiano semplicemente i nemici che arrivano, sono sempre più potenti, diciamo. Però a parte quello non... boh. Oddio, questo qua mo? Vabbè. Vai, vai. Vai, 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 vai. Dai, che qua stiamo perdendo... No, non avevo visto che c'era il nemico. Sono andato giù secco, vabbè. Sì, comunque è da togliere subito quel nemico lì, mi sa tanto, sapete, ragazze. Conviene molto di più togliere subito lui. Ok. Vai, 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 così va molto meglio. Bella. Vai, 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 vai. Vai, 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 dai che ce la facciamo. Oh cazzo, non l'avevo visto, merda. Eh
ma appunto, però adesso state un po' esagerando, eh? Cazzo. Vai, 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 vai. Vai così. Vai, 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 vai. Oh, sì, fa molto Pac-Man, sto pezzo. Cioè, Pac-Man, scusate, fa molto. Vai, 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 vai,
Madosca, che incasinato sto pezzo. Sono tantissimi 2 minuti, voi non immaginate quanto siano lunghi. Vai, vai, vai. Ho sbagliato tantissimo. Togliamoci prima dalle balle questi, che sono i nemici più rotture di balle. Cioè, i nemici, vabbè, quelli che dobbiamo salvare. Va buono. Facciamo l'ultima prova, ragazzi, poi al massimo se non riusciamo stacco qua. Però comunque in ogni caso il gioco è... ti prende sicuramente. Dai, è così. Sì, vabbè, ma quella cazzo, solo una cazzo di pallina, incredibile, vabbè. Comunque, ragazzi, spero vi sia piaciuto il gioco. Ci vediamo alla prossima, sempre qua su Vanessa in TV. Mi raccomando, mettete un piace, iscrivetevi, fatemi sapere sempre nei commenti che cosa ne pensate e se vi piacerebbe giocarlo anche voi. Alla prossima, ragazzi, ciao belli!